Il percorso che affronteremo oggi insieme parte da un albo illustrato, L'onda di Suzy Lee. L'incontro con la realtà. Dopo aver guardato il video, a gruppi sfogliate l'albo illustrato, osservate le immagini e provate a raccontare oralmente la storia. Ora osservate attentamente la copertina dell'albo. È una copertina molto particolare. Perché secondo te l'autrice ha scelto questo formato? Confrontati nel tuo gruppo e arrivate insieme ad elaborare un'ipotesi. La bambina vede il mare, forse per la prima volta. Che atteggiamento assume? Perché si allontana? Osserva che fa ora. La bambina incontra il mare. L'incontro rivela stati d'animo ed emozioni differenti. Quali? È capitato anche a te talvolta di essere incuriosito o stupito da qualcosa? È capitato anche a te di aver preso confidenza con qualcosa o qualcuno? Racconta. L'imprevisto. Osserva attentamente. Una grande onda. Sempre più alta. Si
Si avvicina alla bambina e si infrange sulla sabbia. La bambina è tutta bagnata, ma osserva, è cambiato qualcosa. Come cambiano i colori dell'albo da questo punto in poi? Che significato assume questa svolta anche nel colore? Prova con i tuoi compagni ad elaborare delle ipotesi. Dopo questa esperienza, che cosa scopre la bambina? Da che cosa posso intuire che l'esperienza che ha fatto l'ha cambiata, l'ha arricchita? C'è bisogno di mettere le mani in pasta per conoscere e per fare esperienza, per crescere. Non si può rimanere fermi a guardare da lontano. Non si vedrebbe il dono prezioso che il mare ha lasciato. Ora, prova a sfogliare di nuovo l'albo e riscrivi sul tuo quaderno la storia, utilizzando punti di vista differenti. La prima volta. Racconta la storia dal punto di vista della bambina. La seconda utilizza il punto di vista dei gabbiani. E la terza prova invece ad assumere la voce del mare. Che cosa hai imparato da questa storia? Racconta. Arrivederci, a presto, alla prossima attività.